Salve, scuola di chiacchierino, nuovo tutorial. Mi è stato posto un quesito da un commento sotto il box informazione di un tutorial, ora non ricordo quale. Una di voi mi chiedeva: ipotizziamo di aver fatto un lungo lavoro con una serie di cerchi, di archi, eccetera, e mi accorgo all'improvviso che l'ultima parte del lavoro è sbagliata. Cosa devo fare? Butto tutto? Beh, direi proprio di no. E naturalmente il chiacchierino si può disfare. Volevo farvi vedere in che modo potete recuperare il lavoro che è ben fatto ed eliminare il lavoro che invece valutate che presenti un errore, un'inesattezza in qualsiasi punto del cerchio o dell'arco che avete realizzato. Allora, ipotizziamo che io ho fatto un certo numero di cerchi, il mio fiorellino, e che mi accorgo che nell'ultimo cerchio che ho realizzato ci sia un errore. Allora, comincerò ad eliminare naturalmente i nodi che ho fatto per realizzare quest'ultimo cerchio. Quindi devo fare altro che allentare i nodi, allargandoli sulla parte alta e sulla base del cerchio e recuperare il filo che si trova tra le due metà. Come vedete, già facendo questa operazione io ho ottenuto questo distacco e sto diciamo scoprendo il filo di scorrimento che passa all'interno dei nodi. Quindi procedo sempre con la stessa maniera, allargo i nodi e scopro il filo che passa all'interno. Fate attenzione di non far ribaltare il primo nodo che è qui, che è all'inizio del cerchio. Ora, se riesco a mettervelo a fuoco, forse ecco. Se questo primo nodo si ribalta, il filo non scorrerà più, mentre invece se rimane aperto, il filo pian piano scorre e i vostri nodi si spostano. Piano piano fate scorrere il filo, vedete che piano piano si sta spostando. Vedete? Ora osservate, io adesso tiro, il filo passa attraverso i nodi e il nostro lavoro è stato guastato. Abbiamo eliminato i nodi che ci sembravano inesatti e che creavano problemi alla lavorazione. Come avete visto, non è difficile recuperare il lavoro. Sia quella navetta che ad ago è la stessa cosa, perché il nodo ha le stesse caratteristiche, la nodatura è identica sia nella tecnica a navetta che nella tecnica ad ago. Quindi tranquille, se noterete sui vostri lavori delle inesattezze, non abbiate dubbi, insomma, senz'altro eliminate la parte errata, perché poi una volta che il lavoro è finito non si recupera più. Quindi magari per pochi minuti di lavoro che implica la snodatura di un cerchio sbagliato, magari rendete tutto il lavoro inesatto perché avete sopravvalutato la difficoltà di recuperare un lavoro inesatto, insomma. Quindi è tutto, come avete visto è molto semplice. Ci vediamo al prossimo tutorial, alla prossima volta.